Pace e gioia a tutti. La liturgia di oggi ci parla di pane, dell'Eucaristia, di Gesù, che è il pane vivo disceso dal cielo, al quale ogni domenica ci accostiamo nella Santa Messa. Però, più che soffermarmi oggi sulla bellezza, sull'immensità del dono che è l'Eucaristia, voglio riflettere con voi su qualcosa che forse nell'intera liturgia della parola di oggi rischia di passare inosservato e che invece comunque è essenziale nel momento in cui si parla di comunione, ed è proprio la mormorazione. Il Vangelo infatti dice: i giudei si misero a mormorare, e poi più avanti dice: Gesù rispose loro: non mormorate. Per ben due volte appunto si sottolinea la mormorazione, e proprio prima di entrare nel vivo del discorso eucaristico, e così come anche poi nella seconda lettura, dove Paolo parla di cattivi atteggiamenti da togliere e di maldicenza. Ma perché? Cosa c'entra tutto questo con l'Eucaristia? Noi chiamiamo comunemente il sacramento del pane e del vino proprio comunione, perché indica appunto l'unione che si realizza tra noi e Gesù, che entra fisicamente dentro di noi con il suo corpo e il suo sangue e viene a nutrirci. E a lui proprio, che appunto nutre il nostro corpo e diventa parte di noi, noi dobbiamo sempre più somigliare per essere appunto in piena comunione con lui. Ed è proprio qui che entra la mormorazione. Questo atteggiamento, diciamo che è completamente all'opposto di quella che è l'essenza di Dio, che è l'amore. E quindi mette un muro insormontabile tra noi e Dio, e tra noi e i nostri fratelli. E questo non ci permette di assimilare l'Eucaristia, di ricevere la sua grazia. Non basta quindi frequentare la Chiesa, i sacramenti, non basta andare a messa la domenica e prendere l'Eucaristia se poi la nostra vita non resta trasformata da questo incontro con il Signore, perché comunque invece noi restiamo fermi in certi atteggiamenti cattivi. E Gesù lo dice molto chiaramente oggi: i vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Pensate, ed erano il popolo dell'alleanza che Dio comunque aveva scelto per mostrare i suoi prodigi nel paese d'Egitto. Ma loro si sono chiusi, hanno mormorato contro Dio e contro Mosè, e dinanzi a questo tipo di chiusura c'è solo la morte, l'impossibilità a entrare nella terra promessa, anche se appunto ci si accosta alla presenza di Dio come loro, che comunque vedevano Dio camminare insieme a loro. E vedevano Mosè che parlava con Dio faccia a faccia. Allora oggi non fermiamoci soltanto a Gesù che dice: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Non restiamo solo a contemplare la meraviglia di questo mistero, perché sarebbe pure ipocrisia, se poi invece non ci guardassimo veramente dentro per estirpare tutto quello che ci impedisce di vivere e ci uccide piano piano, senza che nemmeno ce ne accorgiamo. Non siamo quindi come quei giudei che credevano di essere salvi perché membri del popolo dell'alleanza e invece si chiudevano alla vita che il Signore invece veniva a portare nelle loro esistenze. Ma scriviamo veramente oggi, questa domenica, nel nostro cuore le parole che Paolo dice oggi a ciascuno di noi: scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, maldicenze, e invece siete benevoli gli uni verso gli altri. Fatevi imitatori di Dio, camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato. Buona domenica. Preghiamo. O Padre, che guidi la tua Chiesa pellegrina nel mondo, sostienila con la forza del cibo che non perisce, perché, perseverando nella fede e nell'amore, giunga a contemplare la luce del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Buona domenica.